Parliamo di cose belle, quindi dai, tu hai vissuto un bel momento nella casa, hai legato moltissimo con Daniele, e sia da parte tua che anche da parte di lui, comunque era, insomma, qualcosa è nato, un sentimento da entrambe le parti c'era. Hai fatto un post quando sei uscita scrivendo il nostro rapporto è dentro di me e non mi interessa esternarlo qui. Tra l'altro abbiamo regia. Cosa intendevi dire con No, io ho dentro... riportato. Ho riportato le sue parole che durante un Ah, ok. collegamento dallo studio, io ero in studio e lui era in casa durante le nomination, lui ha detto esattamente queste parole dal momento in cui io gli ho detto perché non mi Perché non parli di saluti. me? Perché non hai chiesto di me? Esatto. Sì. E lui ha detto questa cosa che, sai, all'inizio quando tu senti queste cose dici vabbè, poteva dire anche altro. Però poi riflettendoci dico, beh, qualunque sia il nostro rapporto, lui evidentemente lo vuole proteggere e questa è una bella cosa. Quindi Certo. è rimasto affetto tra di voi comunque. Sì. Penso che C'è. vi rivedrete fuori dalla casa? Io penso proprio di sì. Penso di sì perché chi si avvicina a Daniele deve prendersi e deve rendersi conto che si prende anche tutto il suo dolore e la sua sofferenza. E io credo che questo lo si può fare solo se si è spinti da un amore grande verso di lui, un amore che può essere bene, amicizia, sentimento, tutto quello che ne concerne. E io credo che all'interno della casa nessuno sia in grado di farlo. Nessuno. Tra l'altro qua c'è anche un tweet che fa riferimento anche a Luca. Che tipo di sentimento hai provato per È Luca a differenza di quello che hai provato per diverso. me? È diverso perché Luca è un altro tipo di persona e all'inizio per me è stato spiazzante perché anche Luca ha un. Io mi lego, purtroppo per fortuna non lo so, ma mi lego sempre a delle persone che interiormente Buono. hanno della sofferenza, hanno un dolore o lo hanno passato o ce l'hanno ancora, hanno gli strascichi, però c'è stato. E quindi questa cosa mi lega molto a questo tipo di persone. E Luca è un altro ragazzo che ha questa cosa e si era in simbiosi io e lui. Ha un altro carattere rispetto a Daniele, ovviamente, è molto più aperto e molto più semplice. È una persona molto più semplice, ha un'estrazione sociale completamente diversa. È un ragazzo, Luca è un ragazzo buonissimo, buonissimo. Sì, sono molto diversi tra di loro, però hanno entrambi Sì. del vissuto, sicuramente. Ma Del eri più vissuto presa da molto Luca o intenso. Daniele, se dovessi mettere così su una bilancia i due? Beh, inizialmente ero molto presa da Luca io, molto. Poi Daniele, io ti giuro, all'inizio ero molto presa da questo sentimento che provavo per Luca, ho sofferto anche tanto. E Daniele, io non, veramente per me era trasparente perché lo vedevo troppo pieno di sé, quindi io non lo vedevo una persona problematica e non ci avevo fatto caso. È stato lui poi a farsi notare da me. E Ah, dopodiché, oh, quindi ciao. lui secondo te a fare il primo passo? Lui si è fatto notare, si avvicinava, ovviamente nei limiti, nel senso, si avvicinava facendomi anche dei complimenti, mi faceva notare delle cose. Di conseguenza io mi sono staccata da Luca perché tanto sapevo che comunque Luca aveva un sentimento fuori, era impegnato e quindi diciamo che io mi sono fatta trasportare da questa cosa di Daniele. Poi però poi sono stata più io. Cioè, all'inizio lui mi ha attirata, poi io mi sono ovviamente molto affezionata a lui, ma anche lui a me, perché comunque noi passavamo, io e lui eravamo H24 assieme, cioè la notte, il giorno, e mi faceva da mangiare, e dormivamo lì fuori nel giardino, era tutta una roba così. Poi ovviamente Pierpaolo, se c'eri tu, l'avrei fatto con te. Ma Quindi sei gelosa? Lo chiede anche il tweet qui sotto del rapporto di Daniele e Vilma? Che no, se lo sta godendo. perché comunque Vilma la conosco, è una persona anche intelligente.
No, non posso essere gelosa di un rapporto. Non si è mai gelosi quando c'è del bene, cioè non potrei mai essere gelosa di una persona che prova bene per un'altra persona. Però ti manca, vorresti essere lì? Molto. Lui è la persona che mi manca di più in assoluto.